La tua Etruria è venuta alla prima nazionale di Passione Unica, che è lo spettacolo che il maestro Luigi Martelletta ha creato su misura per Samuel Peron e il maestro Raffaele Paganini, in prima sul palco del Tuscia Opera Festival, che ha l'onore di assistere a questo spettacolo di danza, questo momento unico. Partiamo da Samuel. Com'è stata l'esperienza dalla TV al palco, vivere quindi... Bellissima sicuramente. Allora, possiamo dire che la TV non è una soddisfazione se tu non vivi prima il palcoscenico, perché è un connubio. La TV ti dà la notorietà, però il palcoscenico ti dà, è la maestra, è l'educazione, l'ABC di qualsiasi cosa. Quindi come connubio è fantastico. Io avevo già fatto degli altri spettacoli teatrali, tra cui il musical La febbre del sabato sera, poi tutto questo danzando, e adesso trovarmi a fare Unica Passione con un grande, un mito, un'icona, quindi per me è una grandissima emozione. E che dice l'icona di Samuel? Come è stato lavorare con lui? Arrivederci. No, io non rinuncio mai a una battuta. Dunque, lavorare con Samuel è stato divertente, è stato bello, è stato piacevole, è stato programmato da noi. Quindi noi volevamo ballare insieme. Volevamo ballare insieme, quindi non può che essere positivo. Noi abbiamo fatto in modo che tutto ciò avvenisse attraverso il nostro ufficio stampa, attraverso i nostri agenti, attraverso tutti i nostri canali che nello stesso tempo ci riportavano a noi, perché lavoravano queste persone che lavorano per noi, lavoravano per lui privatamente, per me privatamente, e poi ci hanno fatto incontrare, quindi noi ci siamo incontrati e dall'incontro è nata appunto questa voglia. Prima è nata un'amicizia, perché questo ragazzo sono io 20 anni fa, un delinquente, quindi è molto carino, mi piace, mi rivedo io più o meno un po' più alto di lui, con un uomo più di esperienza, sempre delinquente però. Sì, delinquentissimo. Ha maturato la delinquenza. Anzi, sono andato molto avanti, molto avanti. E quindi è positivo, perché poi nasce qualcosa, a parte che tu lo sai, ci conosciamo bene, io amo le contaminazioni, quindi la contaminazione mia nei suoi confronti, la sua nei miei confronti, nel senso artistico chiaramente, per cui nel mio campo, nel suo campo, per me è già qualcosa di positivo. Poi in più con questo ragazzaccio mi trovo di un bene che la metà già basterebbe, quindi... dobbiamo fare qualcosa insieme, l'abbiamo fatta. Avete fatto quindi un connubio che si svilupperà in un sogno. Che cosa farete sul palco? Si chiama proprio Unica Passione, perché è una passione che ci condivide, certo, che condividiamo assieme, dove io, come diceva lui, contamino attraverso anche Vicky Martin e Agnese Yoncure, che sono le mie due donne con le quali ballo questa sera. Collaboro con il loro spettacolo, lui e la sua compagnia, e loro contaminano noi con la loro danza classica. Quindi ballo e danza classica, una contaminazione unica, e da qui Unica Passione, che è la danza, che quindi ci porta a fare ore e ore e ore di allenamento, che è la cosa che ci accompagna da una vita. Beh, la vostra vita. E a proposito di vita, di percorso, prima il maestro era alla presentazione del libro di Misha, è stato un onore avere qua il coreografo, sentire veramente questa danza di un tempo, e tra i tanti passaggi ha parlato della luce, di un cammino illuminato, e la luce del maestro Paganini dove arriva? La luce non finisce mai, dunque questo lo sappiamo. La luce arriva dove arriva la fantasia, dove arriva il sentimento, dove arriva il cuore, perché ci sono delle luci che si fermano a un certo punto, perché tu non fai la cosa, la professione, con amore, quindi non prendi questo momento artistico come momento di fortuna, in un certo senso, no? Cioè io mi sento molto fortunato ad aver fatto questo tipo di carriera, qualunque essa poi sia stata, insomma, dove... Si poteva arrivare più su, si poteva arrivare più giù, sarebbe andato bene comunque, però la mia luce è sempre stata una luce lontana, 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 io con il cuore, con il sentimento ho sempre cercato di raggiungerla, e poi ovviamente a un certo punto la luce è molto più lunga, l'età è più corta, ho dovuto rallentare un pochetto. Però ho rallentato, ma ancora un pochino vado avanti. E poi mi metto vicino loro che mi danno... Quindi lui vivrà fino a 150 anni, perché ha rallentato la vecchiaia, quindi... Ma che è una minaccia? Io volevo vivere fino a 200, che veleno! Pochissimo! E quindi la luce di Samuel Peron, la luce del maestro Paganini e del cast di ballerini che li accompagnano sul palco, illuminerà tra poco Piazza San Lorenzo.